Diamolo per fare in modo che i cittadini possano vedere che questi sono i nostri valori, di questi non ci dimenticheremo, ma anzi faremo l'asse portante del nostro impegno al servizio di Milano e dei milanesi. Buon lavoro a tutti quanti. Adesso non me lo tolgo più neanche di no. Anche perché qualche mazzata arriva durante qua, quindi può servire anche per aiuto. Protegge. Beh, volevo dirvi. Io non è che sono lì ogni momento a parlare del successo di Expo, anzi sto in generale, tengo un profilo basso, però oggi il primo minuto lo vorrei dedicare ad Expo perché un anno oggi, insomma me lo ricordo, anzi un anno oggi la mattina alle 2:30, mi ricordo, eravamo all'interno del sito, pioveva, ma una cosa, mi ricordo che ero bagnato fino alle ginocchia e mi guardavo in giro e c'era ancora un sacco di cose da fare, no? Per cui c'è stato un momento in cui veramente non è che pensavo non ce la facciamo, però un momento veramente difficile. Mi ricordo proprio, ho guardato l'orologio, erano 2:30 di notte e una pioggia torrenziale. Anche probabilmente i miei collaboratori mi hanno visto e hanno detto senti vai a dormire qualche ora perché sennò. E poi siamo arrivati, sono ritornato la mattina alle 8 e il 30 è stato il giorno delle cosiddette bonifiche, nel senso che le forze dell'ordine, c'erano i carabinieri, c'era la polizia, c'era la guardia di finanza, c'erano il forestale, hanno bonificato tutta l'area. Qui vuol dire che entravano in un gruppo di padiglioni con i cani, verificavano tutti, noi dovevamo stare lontano, non lavoravamo, poi li liberavamo e noi continuavamo a lavorare. E quindi è stata una giornata incredibile perché ci si muoveva un po' a scacchiera, perché dovevamo permettergli, quando bonificavano non c'era nessuno. Cioè è tutto un lavoro, l'ultima giornata è stata una cosa di lavoro straordinario e poi insomma la commozione del primo di maggio, di questa apertura, quando poi di nuovo ho dormito ancora qualche ora, perché ormai si dormiva 3-4 ore per notte, non di più, e poi sono tornato la mattina di nuovo alle 7 ed era tutto a posto, ed è stata una cosa veramente incredibile, emozionante, per questo oggi sono... Vedendo Parisi che dice ma domani non c'è nulla da festeggiare, il 2 maggio ricorda gli incidenti, insomma mi sembra perlomeno un po' irriconoscente, ma non dico nei miei confronti, irriconoscente nei confronti di tutti quelli, le migliaia di operai che hanno lavorato per poter aprire e consegnare poi all'Italia quello che è stato l'Expo. Comunque se sono contenti così vanno avanti, noi andiamo avanti con uno spirito positivo, noi non saremo mai rancorosi, noi non saremo mai. Noi saremo sempre preoccupati di fare le cose per bene, ma non trasmetteremo agli altri la preoccupazione. Perché guardate, ve lo dice uno che poi alla fine è un cittadino che si presta alla politica, ma comunque ho fatto delle cose che nella loro complessità mi fanno dire che se qualcuno vuole fare un lavoro complesso, sia esso appunto dirigere l'Expo o sperare di entrare al sindaco di Milano, le paure se deve tenere un po' addosso, cioè deve tenersela addosso, deve gestirsele, non è che deve continuare a buttarle agli altri, non deve buttarle agli altri, per cui è giustissimo quello che leggo qua, è giustissimo il tema della legalità e della sicurezza, ma noi siamo qua per gestirla, non è che facciamo le urla sulla sicurezza, noi diamo proposte e io sento proposte, per cui quello a cui tengo è proprio questo. Adesso tornando un po' all'Italia dei valori, esiste un sentimento che si chiama riconoscenza. Io ce l'ho ben chiaro e io certamente avrò una grande riconoscenza nei confronti dell'Italia dei valori perché si sono messi con me alle primarie ed era una scommessa e si sono messi in maniera convinta e sono stati con me e hanno manifestato senza dubbi l'appoggio e poi è passato le primarie e poi abbiamo cominciato a mettere insieme il centro-sinistra con dei momenti difficili, dei momenti in cui intendersi, trovare il perimetro non era facile, però devo dire che Ivan e tutti gli altri sono stati molto fermi nella convinzione che questo fosse il campo e che io fossi la persona giusta per rappresentare questo insieme di uomini e donne che vogliono continuare a governare Milano e quindi io comunque vada, io sono convinto che vinceremo, ma comunque vada io la mia riconoscenza la avete perché siete stati con me senza mai nessun dubbio e anche con un supporto morale anche nei momenti difficili.
assolutamente importante. Noi vogliamo continuare a governare, perché riteniamo che la nostra proposta, che è basata poi su poche cose, io oggi non voglio fare il parlare del programma, è evidente, ma quello che vi chiedo è di, con me, di trasferire nella città il nostro spirito, che è uno spirito di continua crescita, continuo sviluppo, continua difesa di chi lavora e chi fa impresa, di chi crea ricchezza. Ma tutto questo deve essere fatto per chi la ricchezza non ce l'ha anche. Quindi quando noi diciamo innovazione e inclusione, diciamo questo, bisogna continuare a cavalcare questa onda, ma bisogna pensare a chi ha più difficoltà, bisogna pensare alle periferie, bisogna pensare appunto a chi invece i problemi ce li ha. Quindi questo sottile ma necessario equilibrio di, da un lato, spingere questa macchina che obiettivamente va, guardate, a Milano tra gennaio e marzo il tasso di occupazione degli hotel è stato del 60-70%, tra gennaio e marzo, dei mesi morti. È chiaro che siamo in questo senso positivo e dobbiamo continuare, dobbiamo sempre più aprirci al mondo. Però non è che tu puoi aprirti e chiudere come ti fa comodo. O hai una mentalità aperta, o hai una mentalità che è inclusiva, oppure solamente se ti fa comodo non funziona. No? Per cui noi saremo coerenti con questa visione di una Milano che è, vuol diventare ancora di più una grande città metropolitana internazionale, che lavora sulla sua storia straordinaria di 1000 anni, ma sulla sua capacità di essere città simbolo per il futuro. E lo faremo con le forze di tutti, con la buona volontà di tutti. E quindi chiudo dicendo che l'Italia dei Valori è una componente fondamentale nel nostro schieramento, perché rappresenta dei valori molto specifici, perché ha delle persone, e mi piace quello che dici tu Ignazio, cioè una persona che comunque sono cittadini che avranno fatto anche altre cose, adesso si mettono in discussione ancora di più, questo è lo spirito. Voi vedete che nelle nostre liste, i capoliste non sono figurine che tu sai che il giorno dopo o tornano a Roma, noi abbiamo tutta gente che è lì per competere e poi per gestire e per governare. Non abbiamo nessuno che appunto fa tutto un altro lavoro o pensa a Roma o pensa all'Italia. Noi nasciamo e finiamo qua a Milano. Io personalmente, la mia promessa è pensare a Milano. Il Milano è a questo punto, in questi ultimi anni, il mio punto d'arrivo, e tutto quello che posso fare lo farò con passione per questa città. E quindi l'Italia dei Valori è veramente, ha interpretato e interpreterà in maniera perfetta questo spirito. Dopodiché io sono convinto anch'io che si può arrivare al 3%, è importantissimo essere nelle zone, è importantissimo, e staremo a vedere, però in sostanza mi pare che tutti i presupposti ci siano, per cui buon lavoro a tutti, fatevi moltiplicatori questo messaggio, fatevi moltiplicatori questa serenità che dobbiamo avere, nella coscienza che siamo qua per aiutare chi ha più bisogno, ma con la serenità e il sorriso di quelli che devono e vogliono essere positivi e positivamente continuare a gestire questa magnifica città. Grazie a tutti. Candidati simbolicamente.